Buongiorno, sono il dottor Stefano Chiaramonte, sono un nefrologo e mi interesso di prevenzione della malattia cardiovascolare. Certo, purtroppo l'affermazione dell'amico Sileri è effettivamente veritiera, perché nell'emergenza che abbiamo attraversato in questi ultimi 2 anni, la sanità ha retto molto bene, dando prova di efficienza, organizzazione e disponibilità di tante risposte, facendo però delle priorità e tralasciando altri servizi ed altre attività che sono ugualmente estremamente importanti nel lungo termine, ma che rimanevano meno impellenti nel breve termine, dovendo gestire soprattutto delle emergenze, dovendo gestire soprattutto delle patologie acute molto gravi che hanno messo tutti noi alla prova in una maniera che non conoscevamo e che non prevedevamo. E quindi purtroppo abbiamo perso tante occasioni, è vero. Ecco. A tal proposito, tra le varie insomma, difficoltà che la pandemia ha portato agli occhi di tutti, ce n'è una che in particolare un po' ha riguardato il comparto dei medici di base. Ecco, quali sono state in particolare le difficoltà proprio per i pazienti, ma anche per i medici di base, per interagire in qualche modo? Purtroppo i medici di base si sono trovati in prima linea nel momento iniziale e si sono trovati impreparati perché non disponevamo di conoscenze scientifiche aggiornate che ci potessero far comprendere qual era la gravità del fenomeno da affrontare. E quindi fra i medici di base vi sono state purtroppo tante vittime legate alla mancanza di presidi, alla mancanza di conoscenze. Purtroppo è stato un grave problema e questo ha determinato una serie di stop all'accesso ai medici di base, nel senso che più che una mancanza di risposte è stata la necessità di incanalare le risposte e gli interventi in una maniera differente che fosse di sicurezza sia per i pazienti e sia per i medici di famiglia stessi. E quindi il servizio ne ha risentito perché eravamo abituati ad avere un rapporto con il medico di base che era di estrema confidenza, di estremo frequente accesso senza alcun limite e improvvisamente ci siamo trovati a dover gestire questa risorsa in una maniera estremamente più razionalizzata che a prima vista poteva sembrare riduttiva. In realtà era un modo per organizzare e gestire le risorse al meglio nell'interesse sia dei pazienti sia di chi stessi gestivano le risorse. Purtroppo quindi, però prego. E quindi l'accesso agli ambulatori è risultato più problematico ed è risultato ridotto come orari, risultato in schematizzato in rigide prenotazioni per evitare soprattutto gli affollamenti, per evitare la congestione delle sale di attesa. E questo è stato letto, se vogliamo, in una maniera riduttiva, negativa, però era una misura assolutamente necessaria per riuscire in qualche modo a contenere la diffusione della malattia che, soprattutto nel 2020, in assenza del vaccino, sembrava essere veramente una delle disgrazie del cielo senza possibilità di una soluzione nell'immediato. Certamente, ma noi veniamo da una tradizione consolidata di un rapporto con il medico di famiglia, che chiamiamo medico di famiglia, non medico di medicina generale, proprio per indicare la familiarità, la confidenza, la conoscenza nel tempo, il rapporto fiduciario, per cui trovarsi improvvisamente di fronte a una segreteria telefonica che ha dei messaggi fissi, che ha dei tempi fissi, dei bip che scattano quando non te ne accorgi, con la necessità di dare delle risposte sintetiche, ha messo più di una persona in difficoltà. Certamente questo è un metodo difficile da gestire
e soprattutto per chi non è abituato a usarlo. Allora la segreteria telefonica è diventata in qualche modo un ostacolo o un nemico piuttosto che diventare un ausilio efficace. Poi nel tempo i pazienti hanno cominciato ad usarla in maniera più appropriata, ad abituarsi, però l'impatto iniziale è stato sicuramente deleterio e ancora oggi tanti servizi e tanti contatti avvengono tramite risponditore, tramite segreteria, e di conseguenza ancora oggi più di una persona trova difficile questo tipo di approccio. Oh, certamente, l'accompagnatore a rigor di logica dovrebbe essere una persona che aiuta una persona disabile che non riesce ad essere autonomo per conto proprio e quindi ha la necessità proprio di essere assistito da una persona accanto. Ma noi storicamente, culturalmente, abbiamo anche l'idea di un accompagnatore che è una persona che condivide la situazione, che condivide la malattia. E quindi, soprattutto per tanti anziani, per tante persone un po' in difficoltà, l'accompagnatore è proprio un aiuto molto, molto valido. Ora, senza dover scomodare i luoghi comuni della moglie che accompagna il marito o viceversa e l'accompagnatore racconta patologie, disturbi, farmaci e tutto quelle che sono le informazioni utilizzabili, ma questo è un po' un luogo comune, però la dice lunga sul fatto che noi siamo anche abituati a condividere tante situazioni, sia quelle liete che quelle tristi, e lo stesso condividiamo situazioni di patologia e l'accompagnatore è un supporto che è veramente a 360 gradi. Allora la difficoltà per non avere un accompagnatore, il fatto di dover lasciare gli accompagnatori fuori della sala d'attesa, fuori dell'ospedale qualche volta perché non potevano entrare, ha rappresentato sicuramente un grave disagio e per tanta gente è stato motivo di allontanamento o di mancata frequentazione dell'ospedale o degli ambulatori proprio per una difficoltà gestionale che andava ben al di là del problema fisico vero e proprio. E quindi tante persone hanno rinunciato ad attivarsi, hanno rinunciato a muoversi per la difficoltà oggettiva di avere un accesso, diciamo così, efficace, confortevole alla struttura ambulatoriale o all'esame radiologico o strumentale che fosse. Certo, la medicina, la telemedicina ha sostanzialmente messo in luce un problema tecnico-organizzativo importante al quale non eravamo abituati. Per carità, la telemedicina è una modalità che può essere molto efficace e molto produttiva. Però è anche vero che siamo un paese o abbiamo una popolazione che non è digitalizzata in grandissima percentuale, per cui non tutti dispongono di un supporto informatico adeguato, non tutti dispongono di una telecamera, non tutti dispongono di quei mezzi che possono consentire di arrivare ad avere un rapporto mediato dalla tecnologia con il medico di famiglia. Poi certamente dobbiamo anche considerare che il rapporto personale diretto ha una serie di implicazioni estremamente importanti. Noi siamo abituati ad avere un esame obiettivo fisico. Il paziente va visto fisicamente, in presenza, perché in quell'occasione si vede la postura, si vede come il paziente sta seduto in una sedia, si vede qual è il suo atteggiamento proprio generale e con esso si vede la colorazione, si vede se il paziente, diciamo, è pallido, è rubizzo, caratteristiche, se vogliamo, molto generiche, però ugualmente importanti. E tante volte veramente il primo colpo d'occhio è molto utile per mettersi sulla strada di una diagnostica. Poi il paziente andrebbe visitato, bisogna mettere letteralmente le mani addosso al paziente, tastarlo,
Perché? Perché la consistenza dei tessuti, non solo, ma l'ascoltazione del torace, l'ascoltazione del cuore, una palpazione adeguata dell'addome o di tutti quelli che vengono riferiti come punti dolenti, consente di avere di formulare un esame obiettivo che si basa su delle presenze, su dei dati oggettivi. Allora, chiaro che nella telemedicina tutto ciò non è possibile, per quanto si possono essere delle telecamere assolutamente molto molto performanti, il contatto diretto non c'è. E poi c'è un altro aspetto che non è da poco e che in un momento come quello che abbiamo attraversato si è rivelato essere assolutamente fondamentale, che è proprio il contatto fisico. Noi siamo abituati a toccarci culturalmente, la nostra cultura, ci tocchiamo, ci diamo la mano, ci diamo la pacca sulle spalle, e è un modo per comunicare, sembra quasi che certi sentimenti si riesca a farli comunicare di più e meglio toccandosi, come se ci fosse la necessità di un contatto elettrico. Però nella nostra cultura questo rappresenta anche un momento di empatia, rappresenta un momento di condivisione proprio fisica con il paziente, e questo è venuto a mancare. E venendo a mancare questo, la percezione che hanno tanti pazienti del contatto con il loro medico è una percezione ridotta, è una percezione a cui manca qualcosa. Purtroppo la lezione che abbiamo imparato dal Covid è quella di mantenere le distanze. Per carità, mascherine, distanze e igiene sono i tre capisaldi per voler arginare la diffusione di un'epidemia. Questi li conoscevano perfino gli antichi romani, i veneziani, cioè nella storia della medicina sempre è stato riportato questo approccio a tutte le malattie infettive, e quindi ben di più in questo momento in cui abbiamo avuto esperienza di una patologia estremamente diffusiva ed estremamente grave. E abbiamo purtroppo imparato ad allontanarci, a stare lontani, così come abbiamo imparato a mantenere le distanze con le persone care, con gli amici, abbiamo dovuto imparare a mantenere le distanze anche con i nostri pazienti. E questo sicuramente è stato un motivo che non possiamo definire positivo in sé, perché il contatto col paziente è un contatto che si basa su un rapporto fiduciario, che si basa sulla confidenza, che si basa proprio su una corrispondenza di impressioni, di sentimenti e di cose. E tutto ciò alla fine ha determinato un po' il problema che abbiamo visto. Allora, in tutte queste condizioni, veramente si può dire che in tante persone è venuto meno il concetto di attenzione, è venuto meno il concetto di rischio, perché l'attenzione di tutti è stata sostanzialmente proiettata verso questo disastro di pandemia che ci ha colpito. L'attenzione di tutti era rivolta ai dati che la televisione ogni giorno ci forniva sul numero di nuovi contagi, sulla percentuale di positività, sui posti letto occupati, sui ricoverati o sui morti. In queste condizioni le preoccupazioni della gente erano veramente proiettate su questo disastro incombente. E quindi tanti altri tipi di attenzione che potevano essere legati a modalità di controllo, a modalità di autogestione, a modalità di prevenzione di determinate patologie, sono passate assolutamente in secondo piano. Ora, sicuramente le persone si sono misurate meno la pressione a casa, perché è vero che la gente era a casa e non aveva modalità di uscire, di andare in giro, a casa qualcosa doveva pur fare. Però la gente si è concentrata di più, che ne so, sul gioco delle carte o su guardare la televisione, e meno su tenersi in esercizio, meno su fare attenzione all'alimentazione, meno su controllare i propri parametri, pressione, peso, attività fisica, eccetera. E quindi è venuto meno, diciamo, il concetto di valutazione del rischio. Si guardava solo ed esclusivamente il rischio immediato, senza considerare tutto quello che può rappresentare un rischio.
poi alla fine il prezzo lo dobbiamo pagare, e se non lo paghiamo oggi lo pagheremo fra qualche anno, ma alla fine i nodi vengono al pettine. È importante stanziare risorse, e quando si stanzia risorse significa stanziare disponibilità di diagnostica, e quindi disponibilità di diagnostica significa macchine, significa appuntamenti, significa posizioni, però purtroppo significa anche disponibilità di chi questa diagnostica la deve fare. E purtroppo noi siamo andati in crisi nei mesi passati perché mancava proprio personale, un po' perché c'è stata una certa quota di personale che è rimasta fuori gioco temporaneamente in parcheggio perché magari nel frattempo ha contratto il virus e quindi ha dovuto fare periodi di quarantena a casa, ma soprattutto perché in questa emergenza in cui i numeri dei bisogni aumentano, non abbiamo effettivamente comunque le risorse di personale per riuscire a soddisfare tutte le necessità. Certamente tutte le ecografie che non sono state fatte nei mesi passati, in qualche modo dovremo pur farle. Gli esami di follow-up dei pazienti cronici, gravi, cardiopatici, gli oncologici, nefropatici, trapiantati, non possono aspettare perché le patologie progrediscono e quindi la necessità impellente di completare quella carenza che purtroppo si è verificata. E da parte mia posso dire che il sistema sanitario e tutti gli specialisti a qualunque livello impegnati in questo fronte, come hanno fatto finora, daranno comunque il meglio di sé e la massima disponibilità di tempo. Però anche qui i numeri sono tiranni, le teste sono quelle che alla fine condizionano la possibilità di effettuare un nuovo servizio.